È partito. Ok, lo mettiamo qui. Non so. Vabbè, voi mi dovreste vedere abbastanza bene. Bene, ragazzi, questo è il mio primo video a 360 gradi. Non so come voi mi vediate, ma questo è un test, forse il primo test. E niente, io vorrei con questa camera realizzare i vlog. Quindi cominciare a vloggare in modo fisso una volta a settimana, perché secondo me questo tipo di inquadratura, questo modo di realizzare video si presta molto per il vlog. Quindi non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa. Non ho registrato neanche un minuto, quindi mi sembra un po' poco per di registrazione. La cosa complicata di questa cosa è che non ci saranno tagli, quindi dovrei cercare di fare un discorso fluido. E perché secondo me è molto adatto per i vlog? Molto semplicemente perché quando tu parli con una persona, non è che la guardi fissa sempre negli occhi. Qualche volta, mentre stai camminando, per esempio, guardi la strada e ogni tanto ti rivolgi a lui e quindi parli con lui. E mentre stai seduto, stai giocando a carte, quindi guardi le carte e nel frattempo parli, poi mentre mangi, mangi, guardi la pasta e parli, magari con la bocca piena, quindi quando finisci di mangiare poi cominci a parlare e a dialogare con le persone che hai vicino. E la stessa cosa potete fare voi con questo tipo di visuale, perché potrete muovervi, guardarvi intorno mentre io parlo. E diciamo che questo è un modo per avvicinarsi un pelo di più alla realtà. È vero, non possiamo interagire realmente, se non tramite i commenti, ovviamente, però avete adesso una possibilità in più, avete la possibilità in un certo senso di muovervi. È un movimento limitato, però è pur sempre un modo per muoversi. Quindi, forse dovrei spiegare come funziona la cosa, vero? E praticamente se voi avete tutta una cosa spiattellata, probabilmente perché o avete un telefono di vecchia generazione o probabilmente dovete aggiornare il browser. E invece per chi ha uno smartphone abbastanza nuovo o si ritrova delle freccette qui sopra, qui in alto, non so quanto in alto, potrete invece semplicemente muovervi o con le freccette o proprio muovendo il telefono in questa maniera. E quindi non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa cosa, ragazzi. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. YouTube. No, così riparte.